Bentornati su Birth by Sleep! Nello scorso episodio siamo stati nella città Disney e in questo episodio andremo nello spazio assoluto. Lo spazio assoluto. Is there any world they haven't found? E iniziamo subito. Allora, carissimi, come va? Non so se lo sapete, ma oggi ho caricato un video a proposito, quindi dovreste saperlo. Sono stati annunciati i leggendari di Sole e Luna e anche i starter. Ma non siamo qui per parlare di questo, infatti ho caricato un video apposta qualche giorno fa. Allora, miei cari, ora dirvi una cosa. Ho equipaggiato uno Stop Ra insieme a Stop Ga, perché mi serve anche uno Stop Ra, quindi ce l'ho apposta. Stop! Brava magia! Danno lo faccio, non preoccupatevi, è che non si vede. Ok, ora appena si sbloccano, eccoli qui, tutti morti, tranne... no, tutti quanti. Ora, chi manca? Manca questo tizio. Ok, Firaga livello 2, ce ne serve uno a livello 4, quindi stiamo attenti. A che ci serve? Beh, lo vedrete a presto. Gather! Perfetto, benissimo. Brava magia, ancora. È molto difficile con Aqua andare in un... in uno stile di comando di un certo elemento fisso, insomma. Ok, abbiamo energia. Ok, volevo dire magnetega. Fire. E carica lama. Thunder. Gran salto, perfetto. Anche Tandaga è livello 3. Qui che ci sta? Non lo vedo. Lo sei? Qui sopra stavi. Non osare. Fine. This looks like the Wayfinders, but how did it get here? Tell me, where did you get that? Huh? Come out, you little trog! Wait! You there! Has Experiment 626 passed through this area? I don't understand. Experiment what? Don't be dense. Dr. Jumbo Jukiba's genetic abomination, 626. Small, blue, vicious? Him? But he didn't look vicious. So you have seen him? Yes, he's in the ventilation system. Blast, he got away again! Hold it right there. Why don't I know you? What section are you from? I'm... trying to stow away, are we? I said stay close. What is the meaning of this? Captain Gantu, did I not order you to apprehend the fugitives immediately? Yes, and I will have them in custody soon. They'd be locked up already if those wretched monsters were just... I mean, if I hadn't uncovered this potential stowaway. I wasn't trying to sneak on board. My name is Aqua. And those monsters, I followed them here. Please, I can handle this threat. Just give me a chance. Let me show you. The weapon I carry is the only one that can stop them.
Our weapons are of no use against them? Is this true? Well, we haven't explored all our options. Nor do we have time to. We are fortunate you are here, Aqua. Your assistance would be most welcome. But Grand Councilwoman, you can't honestly believe what this stowaway says. I think you'll find I can. We have a crisis. Jumba and 626 remain at large, and these monsters are obstructing attempts to apprehend them. Or did I mishear your latest excuse as to why you've again failed to carry out your duties, Captain? Will you help us? Of course. Defeating them is my job. It's what I do best, ma'am. Then might I make one other request? Should you happen upon our fugitives, please do whatever you can to apprehend them intact. You want me to capture Dr. Jumba and experiment 626? But you can't just... That's my job! You had your chance, Captain Guntu. Now you will stand down and await orders. We will monitor the location of the monsters and keep you apprised. Thank you for your help, Aqua. Of course. Experiment 626 was carrying a wayfinder. I'd note that shape anywhere. Are Terra and Ven here too? Andiamo subito a sconfiggere i Nescens, ma anche no, infatti parlate con... Non ricordo come si chiama, ma lei. Ordini di mostri sono stati avvistati nelle prigioni e fuori dall'astronave. Ci impediscono di partire, ti prego, pensaci tu. E infatti dobbiamo andare proprio nelle prigioni e fuori dall'astronave. Ora, la mappa, dov'è la mappa? Non ne ho idea. Intanto qui c'è un etere però. Altri scrigni, finché ci sono scrigni per me va bene. Lettera pallone. Posso andare qui? No, perfetto, quindi devo per forza andare là. Bene, ora, ho abbastanza dindi? Mi sa proprio di no, perché se non sbaglio mi serve un'altra firaga. Già. Allora, no, vendi, ok. Mi sa che non ci arriverò mai. 60x4, no, non ci arrivo. Non importa, la prenderò più in là. Ora, ho qualcosa di maxato? Assolutamente no, quindi andiamo subito avanti senza nessun problema. Allora, tanto per dirlo, non sto cambiando Keyblade e non penso sia utile cambiare Keyblade. Fatalità è stupendo com'è, ok? Ora, qui non posso andare. Esatto, però posso andare qui. Quindi bene o male il gioco comunque vi guida, in parte. Nescens, vai. E stop. Thunder. Perfetto. Ora, se avessi firaga carica potrei andare in... Non importa, potrei andare in caricalama, ma dovrei stare a posto anche così. Stop. Ancora. Thunder. E fire. Così forse andiamo in caricalama, eh. Mi sa proprio di sì. Magnetega e Stopga a livello 3, perfetto, proprio quello che volevo. Però vorrei Stopra a livello 3, più che altro. Stop, Thunder, Slam, completamente inutile, perché comunque sei già morto. Omae wa mo, Shinderu. E sconfiggiamo anche quest'altro Nescens, voi siete già morti, ripeto. No, davvero, ti ho sparato addosso un... Lasciamo perdere. Ora, una cosa che non mi piace quasi per niente... Scrigni? Qualcosa? Ok. Di questo gioco, o meglio, della meccanica di Birth by Sleep, è che vai, ding, esplodi. Perfetto. L'abilità di cura non carica la barra comandi, vedete? Mentre su Recoded funziona. Ed è una cosa che secondo me è molto utile, ma vedrete poi, ok? Recoded non lo sto facendo, quindi... Allora, qualcosa al massimo, barriera di storo al massimo e nient'altro al massimo. Però prima o poi ce la faremo, ce la faremo. Ok, eccole qui, me le aspettavo, le bellissime medusine. Ora vediamo se riusciamo a fare così. E brama magia ovviamente. Qualunque incantesimo a quanto pare da brama magia, quindi Thunder e possiamo usare brama magia appunto. Vai!
Questa è l'ultra morte di questi cosi. Appunto. Ora, dove sei? Ci arrivo con Slam Aereo da qui? Sì che ci arrivo, perfetto. Comunque notate bene, Slam Aereo non sconfigge in fretta i nemici, però li sconfigge il fatto che li abbiamo buttati praticamente di sotto, ossia li schiacciamo per terra. Ed è questa la cosa buona di Slam Aereo. Ora, non prendete il teletrasporto, fidatevi di me, prendete invece questo scrigno, una gran pozione, e usciamo qui fuori. Grazie. Ok, abbiamo finalmente scoperto cosa serve questo coso. Allora, questa parte del gioco è quello che gli speedrunner categorizzano come il momento take this, take that, perché basta fare così. Se non sbaglio, sì. Inoltre possiamo anche caricare il colpo per colpire i nemici. E fidatevi che è molto buona questa tecnica, però stiamo molto attenti. Dobbiamo sconfiggerli tutti, 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 tutti. Oh, il lag, non ho visto bene cosa è. Vai. La freccia è incredibilmente utile, soprattutto se è caricata, perché insegue il nemico, credo. Vai, posso colpirti? Qualcuno? Bam. Ok, ho colpito qualcuno. Ora, non conviene tanto usare... Ok, vai. La freccia, ma conviene usare questo, ossia il... lo scatto, teoricamente, con triangolo. Ora... E adesso vi spiegherò finalmente cosa diamine è il coso di acqua, insomma. Vedete, è un arco, ok? È semplicemente in piedi con un arco sul... come manubrio? Non so come spiegarlo, è strano. Vai! Ancora no. Preso, ok, va bene. Ah, mancato. Sono un po' complessi da prendere quando sono rimasti tipo gli ultimi due o tre. In questi casi vi consiglio di stoppare un attimo, saltare, caricare l'arco e vai, sparare. In questo modo dovresti essere a posto. Dove sei? Dove sei? Eccoti qui. Vai. Fatti colpire, fatti colpire, fatti colpire. Ok, dovrebbe mancarne tipo uno o due. Dai, vieni qui. Non ti azzardare. Oh mio Dio, no no, un attimo. Ecco, ora ti precedo, mio caro. Dove sei? Posso colpirti? Vai! Fine! Hai ottenuto scatto aereo. Lo sappiamo già. This must be the wayfinder that 626 was carrying around. Ok, adesso se volete potete anche riuscire da qui, fidatevi di me, e credo si possa fare, non ne sono sicuro. Ma dovrei essere in grado di fare una certa cosa che non è sparare la freccia, ma andare qui dentro, se non sbaglio. Mi ci fai andare? No, non mi ci fai andare, peccato. Però prima o poi ci farà andare. Ora, dobbiamo risconfiggere Innocence Medusa. Non vi azzardate a colpirmi più di due volte. Ok, va bene. E poi prendere il teletrasporto, perché il teletrasporto non si può prendere, credo, se... Ci sono Nations? Esatto, quindi dobbiamo sconfiggerli. Fire! Per me è una buona cosa perché così almeno alleno i comandi. Vai! Come on.
Ok, perfetto. Non usciamo di fuori, mi raccomando. Thunder! Dovreste essere morti voi, quindi io colpisco te, mio caro. Slam aereo, che colpisco anche quello blu. Perfetto. E adesso? Lampomania, pronto? Vai! Ho visto qualcosa che saliva di livello, spero siano i comandi che mi interessano, perché così sto molto meglio. Vai, colpiamo questi cosi. Non so dove sono... Anzi, so dove sono i Nescens speciali di questo pezzo. Sono dal lato del... Perfetto. Sono dove volevo andare prima, ossia non qui, ma fuori da qui, dall'altro lato dell'uscita, insomma. Non so spiegarmi molto bene, però il senso è quello. Allora, qualcosa al massimo, ho visto di... No, cosa è aumentato allora? Fermi. Mi sarò perso qualcosa, non importa. Teletrasporto. Certamente. In effetti, dov'è la mappa? Ah, ok, eccola qui. Dovrebbe esserlo. Ping! Mappa, perfetto. Ok, la cercavo, l'ho trovata, meglio per me. Ora, qualcosa di nascosto qui? No, bene. Andiamo verso dunque le prigioni. Must be experiment 626. I have orders to take you in. Sarah! What? I think you and I need to talk. But first things first. Altri Nescens e ancora Nescens. Allora, fortunatamente per noi siamo già praticamente arrivati, ok, con tutti i comandi più utili e brama magia anche. Quindi vai! Voi due soprattutto perché siete non stoppati. E dovrei aver finito almeno questi. Eccoli qui, altri Nescens. Inoltre finalmente mi droppano un po' di money, quindi sto a posto perché ho bisogno di un altro Firaga. Il Tandaga è finalmente di livello 4. Ok, sì, si può lanciare Stitch, non importa. Oh, scusatemi, esperimento 626, stop. Thunder, siamo a posto. Slam aereo livello 4, perfetto. Stiamo andando benissimo, no, non osare gonfiarti e brama magia. Fine! Thanks. I owe you. What is it you're looking for? Tara. Huh? Wait! I just need to ask you! Dr. Jumba and Experiment 626 have been sighted. At that time, the two of them were wandering around the launch deck. Would you see that they're secured? Is Experiment 626 really that dangerous of a creature? We must assume so. All right, then. I'll head over there now.
Allora, prima di andare però, è il momento di ricombinare i comandi. Allora, cosa abbiamo al massimo? Tandaga, slam aereo, perfetto. Allora, fatemi controllare, ok, Firaga ci serve ancora. Giusto? Sì, ok. Quindi, cominciamo a caricare. Allora, miei cari, con... teoricamente anche così, Firaga e Tandaga ci crea un comando ultra utile, però non mi serve quello adesso. A me serve Magnetega e Ring Esplosivo, insieme a... credo sia radioso, vediamo. Voilà! Parata fuoco, anche questa va bene. Zona mirata. Zona mirata è praticamente un comando molto buono, quindi equipaggiamolo subito. Ora vi spiego cosa fa. Vedete? Posiziona trappole magiche. Se il nemico è nei pressi, le trappole si avvicinano a lui ed esplodono provocando stordimento. È praticamente... Mi sono anche dimenticato come si chiama, dannazione. Il comando di prima, non magnete, l'altro, che segue il nemico ed è infinitamente buono. Stoppra ci servirà, o non ora, ma ci servirà. Blizzard, sì. E adesso, miei cari, è arrivato finalmente il momento. Eccolo qui, con striato, voilà. Fortuna Plus, tempi congiunti. È il momento di devastare il mondo con tempi congiunti. Ora, ovviamente Aqua non ha il miglior attacco, ma tempi congiunti fa comunque molto male, e voi già lo sapete. Tandaga ci serve? Sì. Sì, ci serve, ok. Dovrei stare a posto così. Ora vi voglio anche far vedere com'è un po' zona mirata. Inoltre potrei comprare un altro magnete, dato che serve. Però mi serve anche di più Firaga. Vada per Firaga, è meglio così e fidatevi di me, ci servirà. Quindi togliamo un attimo Blizzaga tripla, non ci serve per adesso. Firaga, dovrei stare a posto, perfetto, si può andare. Allora, dov'è tempi congiunti? Eccolo qui, va bene. Ora, devo andare qui per caso, giusto? Sì. Ma prima, torniamo un attimo nelle prigioni. Adesso non farò tagli perché non mi va di tagliare. Sicuramente non mi andrà di tagliare. Però, fidatevi di me, se facciamo un taglio... facciamo un taglio, ci rivediamo alle prigioni. Più che altro non mi andava, ma era strettamente necessario farlo, il taglio. E adesso, tempi congiunti! Ah, che bello! Sfortunatamente è ancora di livello basso, quindi farà pochissimi colpi, ma è comunque buono. Per tutto, direi. Zona mirata, nessun altro Nescience, meglio così. Un attimo. Oh, non importa, no, ah, che pizza. Sconfiggiamo questi e basta, allora. No. Non ho niente per stopparli, non importa. Thunder! Heal! Zona mirata. E dovrei stare a posto se mi difendo un po'. Cos'è? Diamine è questo, ok. Ancora difenditi, Acqua. Va benissimo. Firaga. Finiti? Spero tanto di sì perché voglio finirla qui. Ok. Scoppia? A quanto pare non sono finiti, ma adesso sì! Tranne quello che si teletrasporta via, ma è normale. Allora, vorrei, dicevo, provare a pulire questa stanza, perché ci sono alcuni strumenti da prendere qui che sono molto, molto, molto buoni. Quindi fatevi sconfiggere Nescience strani. Ditemi che siete gli ultimi. Vi ignorerò, vi ignorerò. Ciao. Allora, miei cari, non so in quale cella, soprattutto quale cella, c'è un qualcosa che ci serve tanto. Quale si abbassa? Eccola lì. Dovrebbe essere quella lì in alto, se non ricordo male. E adesso controlliamo anche tutte le celle, perché qualche tesoro qui lo mancherò. Lo dico subito, ed è per questo che tra qualche episodio, dopo l'isola che non c'è, andremo ovviamente... Ok, perfetto, dovrebbe essere qui? Non è qui? Dov'è? Ah, forse è lì? Intanto è qui, c'è questo. No, 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 ok, perfetto. Andrò a prendere i tesori che ho mancato. Figurina Chop. Tu dovresti essere quello giusto. Perfetto, ora ci arrivo. Dimmi di sì. Perfetto. Ora tu dovresti essere Ping Transfert. Allora, Transfert, premendo quadrato prima di un attacco, quindi prima di fare questo, beh, andrete alle spalle del nemico. Ed è una cosa buona, energica al massimo. Ovvio che è una cosa buona. Dov'è? Transfert. Allora,
Adesso ho Firaga al massimo. Perché non la combino? Vedrete poi. Nel prossimo episodio lo vedrete comunque, tanto per dirlo. A meno che non riesco a raggiungere con Firaga, la seconda Firaga, un altro livello 4. Altrimenti poi vedrete. In pratica, molto sinteticamente, c'è un comando speciale solamente dal 20% di possibilità di ottenerlo. E mi serve Firaga. Ultima carica, questo è Blitz nei vecchi giochi di Kingdom Hearts. Qualche altro scrigno. Stavo per dire, qualche altro scrigno. Sì, ma aspettiamo che scende giù questo coso. Che altro dire adesso? Tra poco rifarò un taglio e poi andremo nella parte giusta, insomma. Qui c'è un cristallo striato, va bene. Cerchiamo di aprire tutte quante le celle, altrimenti mi dimentico in quali sono stato. E francamente non mi va di dimenticare. Ok. Qui c'è un altro scrigno, vedete, ho fatto bene a controllare. Mega pozione, la venderò, ovviamente. Siamo già stati in tutte. Qui. Tutte, sembra, spero, sì. Qui no però. E anche lì no. Quindi vai su e mi lasci cadere. Dai, sali. Sali. Ok, chiusa, non importa. L'importante è vedere dove non sono andato, ossia qui. E qui non c'è niente, ma questo letto mi ricorda qualcosa. Se volete potete andare a guardare il mio Let's Play di Terra. Allora, dovrei aver finito. Ultima controllata. Sì, ho finito. Bene. Ci rivediamo dove eravamo prima dalla presidentessa del consiglio. E siamo tornati. Allora, ho sconfitto qualche altro Nations per la via, tanto per. E ora, se non ricordo male, dovremmo essere esatto, proprio qui, nella zona che detesto di più in tutto Birth by Sleep. Perché lo sapete già, se avete già visto il mio Let's Play di Terra e di Ventus. Vai con... brava magia, ok. Off camera sono sempre entrato in lanciafuoco, quindi è bellissimo rimettere brava magia. Bam. Ok, non posso usarlo, però posso usare Tandara? Ok, zona minata? Esplodi? No? Fire? Ok, grazie. Ora, non ricordo dove ci sono... Ok, intanto usiamo questo, tanto per... gli scrigni in questa stanza, perché ce ne sono tanti. E anche voi sapete che ce ne sono tanti. No, tu morirai. Ok. E anche tu, mio caro. Però aspettiamo che ti sgonfi un attimo, perché altrimenti mi dai problemi, insomma. Ok, vai, energia. Zona... colpiscilo. A quanto pare zona mirata non resta a lungo nel campo, tra virgolette. Penso che sia perché è di livello basso. Perché normalmente zona mirata dovrebbero essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mine a livello massimo. Quindi sì, dovrebbe essere 8. E Firaga è a livello 3. Magari forse dopo ci riesce a scappare la combinazione che volevo far vedere, insomma. Perché comunque mi serve Thunder. Vai, lancia fuoco e Fire, che unirò a breve se sale di livello l'altro Fire. Ora, possiamo sconfiggere questi Nations, per favore? Gioco? Oh mio Dio. Che poi posso anche ignorarli, teoricamente, però sono... vai. Come ho fatto a congelarli? Non lo so, non lo voglio sapere. Con impulso magico, forse? No, non importa. Comunque, dicevo, è comunque esperienza. L'avrei dovuto comunque fare off-camera, quindi perché non allungare un po' il brodo? Dato che a voi piace quando allungo il brodo. E basta. O meglio, ad alcuni piace, altri mi disprezzano perché allungo troppo i video. E li faccio risultare noiosi fino alla morte, cito testualmente. Ma non posso farci nulla. Allora, adesso ignorerò questi Nations perché sono troppi. Però, se non ricordo male, c'è un qualcosa qui? No. Ho sempre il tic che ci sia un qualcosa. Ecco, ad esempio, qui c'è qualcosa. Vai. Dobbiamo anche riabbassare la gravità e tornare qui. Intanto sta là il pulsante, quindi siamo a posto. Vi sbloccate? Thunder. Vai. Ok. Tu? Che fai? Ok, ciao. Non importa. Ora, c'è qualcosa qui che sto mancando? Sì, credo di sì, vediamo. Intanto c'è questo, figurina UFO. Ripeto, mi sembra di averlo già detto. Le figurine UFO si trovano qui. Quindi ha molto senso che siano qui, no? Va bene, tu cadi giù, non mi interessi. Ora, ho mancato qualcosa? Credo e spero di no. Però qui devo riaccendere la gravità. Quindi non mi va di farlo adesso. E siamo già quasi arrivati al boss di questo mondo, eh? Più che altro perché sto controllando alcune cose. No, non dovrei aver mancato nulla.
Quindi attiviamo un'altra volta la gravità, prendiamo il tesoro e poi andiamo verso il boss di questo mondo, vai. Allora, ci arrivo da qua. Bene. Scatto. Finalmente abbiamo lo scatto aereo, mamma mia. I secoli che ci sono voluti per avere questo scatto aereo. Pioggia Iris. Questo coso è molto strano. È praticamente una pioggia colorata. La equipaggio. Avete presente... non mi ricordo come si chiama. Onda tonante? Sì. È praticamente onda tonante... neutro, ossia di elemento neutro, ed è molto buono, anzi, è molto buono, però non mi piace particolarmente, lo farò vedere, penso contro il boss a questo punto, sì, perché no. Qua abbiamo fatto, qui ci sono altri Nations che ignorerò, siamo a posto anche con le magie, mi sa proprio di sì, perfetto. Quindi, dov'è? Eccolo lì, arriviamo qui, però prima voglio sconfiggere questi, tanto per l'esperienza free. Dove siete? Qui sopra, davvero? Siete sbalzati così in alto? Thunder! Che colpisce sempre tutti! Brama magia! Abbiamo finito? Spero e sembra di sì. Bene. Pronti al boss? Andiamo dal boss. It's time to give up. Then I will fix abnormality, and ridiculous behavior stops. Hold it right there. Dr. Jumba, experiment 626. I've been authorized to take you into custody. So it really does belong to you. Where have you seen that shape? His copy he made of good luck charm that boy Terra showed to him. Terra said friend gave him charm, was very protective of it. He really said that to you? Yes. Then you're still all right, Terra. And now, because of Terra and his little bauble, my genius creation is hesitating in his genetically programmed destructive instincts. Just look at him! What are you doing? Our orders are to capture them alive. I've decided to take a new approach. All right, you two. Any last words before I blast you into a million pieces? Lala Pelturgi! I'm just Big Bone! Freeze! Stop it! I warned you, stay out of it! I guess we have to do this the hard way. Sono solo di ossatura grande. Allora, miei cari, questo coso, Gantu, non è affatto complesso come sembra, soprattutto a questa difficoltà. Se lo giocate ad altre difficoltà, ovviamente, ouch, non posso dirvi niente perché io sto giocando a modalità standard, quindi, beh, lo sapete. Vai, va bene. Inoltre, tanto per dirlo, non potete usare, vai, perfetto, D-Link, Unioni D, perché siamo con Stitch. Non osare. Dove sei, Stitch? Stitch? Ah, Stitch, rimbalza? No? Va bene. Heal. Zona minata. Ok. E adesso pronti? Finish! I'm not done with you yet. Enough! I observed everything on the monitor. I can explain. You've been of great service, Aqua. Thank you. Captain Gantu, escort 626 to the asteroid to which he's been banished. When you return, you're back on patrol. Not patrol. Please, Your Highness,
Would you consider sparing Experiment 626? Spare him? He's an extremely dangerous creature. I cannot release such a menace. But it seems to me he's at least trying to make friends. And dangerous or not, I really believe he can succeed. Very well, Aqua. If he behaves himself, I will consider shortening his exile. Thank you, ma'am. I like the charm you made. Do you think maybe my circle of friends could become part of yours? My name is Aqua. My friends are Terra and Ventus. Aqua. Terra. Unione D con 626. Sessantaquattro%, ouch, non abbiamo preso molto, quanto ci mancava? Tanto per 2 sì, sicuramente, 3 tesori? 4 addirittura, ouch, 5 ce ne mancavano, vabbè non importa, voi già lo sapete, non questo, non il prossimo, insomma prima o poi prenderò gli scrigni, inoltre miei cari, nella prossima parte di Kingdom Hearts, Birth by Sleep, Final Mix, non andremo qui. Dico solo questo. See you next time!